Intanto oggi sto meglio e questa mi sembra una grandissima notizia. Riesco addirittura a stare a sedere e fare il video nella solita postazione e questo sono molto contento. E quindi proviamo ad approfondire un discorso che ho iniziato ieri sera e che a quanto pare non vi ha fatto impazzire. E dato che in tantissimi, forse tutti, la maggior parte, si è ritrovata contraria al mio video di ieri sera, alla mia ideologia di ieri sera. Sicuramente significa che mi sono sbagliato io e quindi bisognerà approfondire meglio questo discorso. Quindi mettiamoci comodi perché facciamo le pagelle e andiamo ad analizzare uno 0-0 dove ieri sera avevo poche cose da dire e per fortuna oggi ne ho tanti di più, visto che in tanti non eravate d'accordo e quindi voglio veramente provare a buttare fuori tutto quello che ho dentro e non intendo quello per cui sono stato male. E tra l'altro mi fa piacere perché vuol dire che ci può essere dialogo e discussione anche in uno 0-0. Ripeto, per me noioso e con poche emozioni. Prima di tutto, però, c'è OneFootball qui sotto in descrizione, completamente gratis e lo potete installare sui vostri device per andare a leggere le interviste post partita di ieri. Ci sono anche tutti gli articoli inerenti ai medi, alle offese tra Conte e Agnelli. Io non ne parlo perché sono cose che non mi fanno impazzire di cui discutere, ma so che in tanti invece sono interessati a questi discorsi e quindi su OneFootball potete fare la ricostruzione più accurata. Poi c'è anche il Napoli da preparare. E un mi piace e un'iscrizione a questo video, dato che siamo quasi 200.000 iscritti e non vedo l'ora veramente di arrivarci. Allora, signori, io ieri vi ho detto che secondo me la partita è stata brutta e noiosa. E ve lo dico ancora, secondo me è stata brutta e noiosa. Nel senso che mettendomi sul letto a guardare questa partita non mi sono divertito. Io odio, detesto giocare per lo 0-0. E ieri sera la Juventus ha palesemente giocato per lo 0-0. Non gli interessava cercare di far gol, gli importava soltanto non prenderlo e c'è riuscita egregiamente. Qualcuno mi ha detto: è la partita che doveva fare la Juve. Sì, ci sta. È una delle partite che poteva fa che doveva fare la Juve. Nessun dubbio su questo. Però vi torno a dire, sinceramente, il fatto di dover scendere in campo con l'idea di mi basta non prendere gol per passare, a me non piace. Perché un attimo che la squadra di là possa veramente spaccarti a metà e possa annullare completamente la tua strategia, nella quale poi ti ritrovi impossibilitato a recuperare lo svantaggio che non dovevi concedere per la tua strategia. Invece ho esaltato tantissimo la partita di campionato con la Roma. Perché nonostante una fase difensiva di alto livello, secondo me, di concentrazione ad alto livello contro la Roma e di umiltà che abbiamo utilizzato contro la Roma, hai provato a giocare per fare gol. Il primo tempo della Juve di ieri è stato di una bruttezza unica. Poi nella ripresa un pochino meglio. Nel momento in cui è uscito Bernardeschi, ne parlavamo adesso con un paio di amici e abbiamo detto veramente che i primi 60 minuti sono stati brutti da matti. E poi è uscito Bernardeschi e è iniziato a girare meglio. Non è stato un caso probabilmente che le entrate di McKennie e l'uscita di Bernardeschi abbiano leggermente cambiato la partita. Perché probabilmente Bernardeschi non era in grado di fare quello che gli aveva chiesto Pirlo, cioè cercare di contenere Hakimi. Infatti lo stesso Alexandro, con l'ingresso di McKennie, forse è stato un po' più solido nel contenere Hakimi. Ecco, se con la Roma mi va bene, perché sei attento difensivamente, ma comunque tu provi a giocare, e addirittura il gol di Cristiano Ronaldo nasce da un bell'assist di Morata, e la traversa di Cristiano Ronaldo nasce da un bell'assist di Morata, e il tiro di Cristiano Ronaldo nasce da un bel lancio di Morata, e nel secondo tempo trovi il gol con una bella azione in triangolazione tra Cuadrado, Kulusevski e Ronaldo, che poi è l'autogol di Bagnez. E ci sono state delle occasioni nelle quali tu hai cercato di fare gol, perché è una partita di campionato la devi vincere. Con l'Inter non l'hai provato. Le uniche occasioni che hai avuto sono stati dei guizzi individuali di Cristiano Ronaldo. Lui prende la palla, scarta tutti, fa un'azione da fenomeno dove la para Handanovic ed eccoci qua. E questo non mi fa impazzire, perché veramente la Juve è scesa in campo dicendo a me basta non prendere gol, perché sono convinto che l'Inter non ne faccia due. Fosse stata questa una partita di campionato sarei stato imbestialito, dato che era la partita di ritorno di Coppa Italia dove avevamo vinto 2-1 all'andata in casa loro, ovviamente sono molto più tranquillo. Poi lo sapete bene come la penso. Siamo in finale di Coppa Italia. Io guardo i risultati, non me ne frega niente delle prestazioni. Le prestazioni possono essere belle, brutte, buone, cattive. Alla fine è il risultato quello che conta. E aggiungo anche che secondo me l'Inter ha fatto una partita imbarazzante. Perché sembra quasi che sia venuta a Torino dicendo: e beh, io ho perso all'andata, non ho veramente neanche una possibilità di recuperare per il ritorno. E fine. Tra l'altro, il fatto che la Juventus migliori verso la fine della partita, negli ultimi 30 minuti della partita, è indice di quanto sia strana questa partita. Perché logicamente non è la Juve che deve migliorare, dato che agli ultimi minuti è al vantaggio. È l'Inter che deve fare almeno due gol per cercare di passare. Quindi l'Inter che dovrebbe accelerare, aumentare i giri del motore.
E cioè l'Inter si spegne completamente. E la Juventus dopo un primo tempo e dopo un'ora che veramente per me sono state super noiose, perché non abbiamo mai cercato di affondare il colpo. Tanto possesso palla dietro in orizzontale, sterile, che non mi fa impazzire. Mai cercata la giocata, mai cercato l'uno contro uno, mai cercata il dialogo tra i due attaccanti, mai cercata la superiorità numerica sulle fasce. Tanta imprecisione. Bentancur pessimo, ne andremo a parlare. E sono cose che non mi piacciono. Poi io migliora verso la fine della partita. È la partita che doveva fare la Juve? Probabilmente sì, perché è in finale di Coppa Italia. E quindi qualcuno mi ha detto: non puoi dire che Pirlo non ha preparata bene tatticamente. E lì probabilmente ho sbagliato, perché comunque Pirlo l'ha preparata sotto quel tuo punto di vista, cioè quello di non prendere gol, ed è andato in finale di Coppa Italia. Personalmente, giocare per lo 0-0 è una roba che non mi piace mai. E spero di non dover mai giocare per lo 0-0 in Champions League, perché già con l'Inter è complicato, ed è andata bene, secondo me, non aver preso quel gol, che poteva veramente infiammare e riaprire completamente la gara, perché se l'Inter fa almeno un gol, gli ultimi minuti sono divertenti, lo dico. Poi nel calcio, se ma non abbiamo fatto 0-0, siamo passati. Però in Champions League mi auguro di non dover mai giocare con questa mentalità. Un'altra roba, e partiamo subito con le pagelle dove Buffon diamo 6 spettatori non pagante, perché veramente l'Inter non ha fatto neanche un tiro in porta, e mi sono veramente sorpreso e meravigliato dell'Inter che approccia la gara in questo modo. Allucinante. Poi l'Inter non ha fatto neanche un tiro in porta, perché dopo Buffon 6 politico andiamo ad analizzare De Ligt e Demiral, che sono stati dei colossi. Demiral è stato immenso, 7,5, e De Ligt 7. Qualcuno mi ha detto: io non sono d'accordo, perché ieri sera ho detto che De Ligt in qualche frangente ha sofferto Lukaku. Attenzione, non sono matto, sono d'accordo. Infatti il 7 a De Ligt testimonia il fatto che l'ha completamente annullato, ma aggiungo io all'interno dell'area di rigore. Quando Lukaku scendeva andava a prendere i palloni e De Ligt lo seguiva anche in bagno, perché De Ligt è bravo a seguire i giocatori anche fuori dall'area di rigore, ha perso tutti i duelli. Fateci caso, tutte le spinte di Hakimi, e ce ne sono due nel primo tempo e una nel secondo, nascono da Lukaku che si stacca dall'attacco, viene a prendere il pallone sulla tre quarti, De Ligt che esce, non lo riesce a contenere, perché Lukaku protegge bene il pallone spalle alla porta, e serve Hakimi sulla corsa, che va a creare superiorità numerica e va a creare difficoltà alla difesa della Juve, con già un centrale che è uscito. E con Bernardeschi e Alexandro che lo deve contenere. All'interno dell'area Lukaku è stato completamente annullato. De Ligt gli ha mangiato la pappa in testa. Quindi 7 indubbiamente. Ma ci sono stati dei momenti fuori dall'area di rigore dove De Ligt, secondo me, ripeto, secondo me, Lukaku se l'è perso. Demiral invece è stato veramente perfetto. E vedere due giocatori così giovani che riescono a portare a casa una partita così complicata contro due avversari così scomodi come la Lula, fa piacere. Tra l'altro fa piacere perché pare quasi che la Juventus in questo momento possa permettersi di schierare De Ligt, Demiral, Chiellini, Bonucci, Bonucci, De Ligt, Chiellini, Demiral, Demiral e me, e non prendere gol e mantenere questa sicurezza difensiva. Segno che comunque Pirlo sta lavorando bene e in allenamento i ragazzi stanno lavorando bene, rispondono bene, presente alle idee tattiche di Pirlo. Che sarà difensivista, sarà allegriano, sarà contropiedista, sarà Trapattoni, sarà Del Neri, ma sti cazzi. Questo ha vinto una Supercoppa, è in finale di Coppa Italia, ha fatto un girone di Champions da paura. In campionato non stiamo andando benissimo, ma perché abbiamo perso dei punti per strada all'inizio, dove ancora non avevamo le idee chiare. Perché, diciamoci la verità, dall'Inter in poi è stato un rullio di marcia favoloso e nessuno cazzo lo sottolinea mai. Ma giochiamo ogni 3 giorni. E ieri era il 9 di febbraio, era la 12ª partita dell'anno, ma stiamo scherzando, ma qualcosa di illogico e allucinante. E Pirlo sta veramente facendo delle robe da chiodi. E quindi, per quanto ieri sera gli abbia detto che, secondo me, non era la partita da dover giocare, che doveva preparare, che non mi è piaciuta e che secondo me l'elo tattico non ha dato niente, io voglio premiarlo per aver raggiunto la finale di Coppa Italia e per tutti questi risultati. Quindi do subito il voto a Pirlo, gli do 8, dato che qualcuno mi ha detto: ma non gli dai mai più di 7, gli do 8. Nonostante la partita non mi sia piaciuta, nonostante la mia idea sia completamente diversa dalla sua, quindi quella di dover fare 0-0, i risultati parlano per lui, e quindi si è meritato 8 in pagella. Alessandro e Danilo. Danilo ottimo, ancora una volta, credo che abbia fatto qualsiasi diagonale possibile e immaginabile. Nell'uno contro uno è un disastro, nel senso che non lo supera mai nessuno. 7. Alexandro dalle due facce, tra l'altro era diffidato, è stato ammonito, salterà la finale, quindi probabilmente giocheremo con Cuadrado a destra e Danilo a sinistra, o fra botta, ma non penso. Alexandro ha fatto molta fatica a contenere Hakimi, quello era il lato forte dell'Inter, e nel primo tempo abbiamo ballato tantissimo scusate, con Alexandro e Bernardeschi, che non stavano per niente facendo bene. Poi
Poi con McKennie Alessandro si è ripreso, quindi direi di potergli dare un 6 timido, perché comunque Hakimi era un cliente scomodo, ma poi Alessandro è riuscito bene o male a prendergli le misure. I due esterni alti non mi sono piaciuti tantissimo. Cuadrado credo abbia fatto una prestazione sufficiente, ma sufficiente basta. Quindi da 6, sicuramente non la solita prestazione da Juan Cuadrado. E non aveva neanche da doversi mettere a difendere, dato che comunque faceva l'esterno alto e dietro di lui c'era Danilo. Anche se in un momento, soprattutto nel primo tempo, Pirlo ha cercato di impostare sempre a tre da dietro, ancora con la scalata del regista. Quindi a rotazione Bentancur e Rabiot si infilavano tra De Ligt e Demiral, si alzavano Bernardeschi e Cuadrado come fascia nel 3-5-2, le due mezze ali addirittura diventavano Danilo e Alexandro. Quindi i terzini diventavano mezze ali, un centrocampista diventava il mediano, l'altro centrocampista diventava il terzo centrale di difesa e la Juventus impostava a tre in questo modo. Soluzione che non mi è piaciuta particolarmente proprio perché nel primo tempo non abbiamo mai creato pericoli alla porta dell'Inter e abbiamo sempre solo generato un possesso palla sterile. Probabilmente questa scelta è stata effettuata proprio per far girare il pallone con più attenzione e più concentrazione e far passare del tempo prezioso, dato che se hai la palla te gli altri non ti possono fare gol. Bernardeschi invece non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, ma per niente, eh? Per niente. Ha fatto una fatica bestiale, poveretto. E capisco che faccia fatica a marcare certi clienti, l'abbiamo visto anche Frabotta, non nella partita di campionato. Avevamo parlato di livelli, Frabotta è un giocatore della Serie C, avevamo detto, mica perché vogliamo offenderlo, perché lui nasce giocatore di Serie C in questa stagione. Bernardeschi no, Bernardeschi è un giocatore di Serie A, giocatore della Champions League, giocatore da nazionale maggiore, ed è per questo che mi dispiace tanto, perché se Frabotta può avere dei margini di crescita molto alti ancora con il tempo, per Bernardeschi forse il treno del diventare veramente un giocatore importante è passato da un po' e probabilmente l'ha perso. Mi dispiace tanto perché veramente facciamoci caso a questa cosa che io non avevo considerato. Quando esce Bernardeschi cambia completamente la Juve e la partita da brutta e noiosa diventa una partita nella quale la Juve ha delle occasioni da gol. Prima dell'uscita di Bernardeschi la Juve non si era mai avvicinata all'area avversaria. Poi McKennie dà un pallone a Ronaldo, McKennie proprio entrato al posto di Bernardeschi, e Ronaldo si inventa un dribbling perché magari la squadra sta anche un pelo più alta e riesce a servirlo meglio. Ronaldo da solissimo, questo va sottolineato al di là della partita tattica a livello difensivo perfetta, va sottolineato che Ronaldo non ha avuto palloni giocabili prima del minuto 65. È per questo che vi dico, è una roba che non mi piace. Però va bene, era la partita che doveva fare a Juve, effettivamente sì, e quindi il risultato è positivo. Ma a me il modo in cui abbiamo giocato ieri sera non è piaciuto. Bentancur e Rabiot. Bentancur male male, come Bernardeschi ho dato 5, voglio dare 5 anche a Bentancur. Impreciso in una maniera incredibile, e lo diciamo tutte le volte, quando manca Arthur non abbiamo un centrocampista che imposta, se lo deve fare Bentancur poverino lo fa male. Cioè fateci caso, andatevi a vedere tutte le pagelle che abbiamo fatto fino adesso, tutte le volte Bentancur ha dovuto fare il regista e gli ho dovuto dare insufficiente. Tutte le volte che Bentancur ha giocato con Arthur gli ho dato un voto altissimo. È un Bentancur dalle due facce, ma non dipende da lui poverino. Mi viene da dire che la Juventus probabilmente a giugno dovrà investire su un altro giocatore, su un altro centrocampista con delle determinate caratteristiche in fase di impostazione, perché Bentancur e Rabiot non lo possono fare. E Bentancur ieri sera è stato molto 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 impreciso e non mi è piaciuto per niente. Invece Rabiot mi è piaciuto di più, gli do 6,5, ha fatto una buona gara, però quando Rabiot deve fare il giocatore che recupera i palloni e poi gli serve in ripartenza e poi magari avanza palla al piede, fa sicuramente una partita diversa. Io ho un ragazzo che tutte le volte nei commenti mi scrive Rabiot imbarazzante, anche quando non gioca o anche quando fa delle partite fatte bene. Non mi sta simpaticissimo Rabiot, lo sapete, non sono innamorato calcisticamente né di Rabiot né di Bentancur, ma imbarazzante mi sembra un termine eccessivo per la partita di ieri, che secondo me l'ha giocata abbastanza bene. Kulusevski all'andata avevo detto che aveva fatto una grandissima partita in fase di non possesso su Brozovic. Ieri Conte mischia un po' le carte in tavola, inserisce Eriksen, cambia il centrocampo a tre da vertice basso a vertice alto, quindi Brozovic non è più il regista, ma è uno dei due mediani davanti alla difesa insieme a Barella. Eriksen si aggiunge a Vidal, che l'altra volta faceva la mezzala, ma va a fare il trequartista. Quindi Kulusevski deve un po' ballare tra i due e sicuramente perde un po' di dinamismo e di forze in questo pressing un po' disordinato, devo dire la verità. Non mi è piaciuto come all'andata, dove secondo me ha fatto veramente un lavoro tecnico estremo, un lavoro in fase di non possesso estremo, un lavoro di rifinitura molto disordinato. Io l'ho visto disordinato sia il pressing che la fase di possesso palla. Un paio di spunti interessanti, ha fatto due o tre belle giocate,
ma mai vicino a Ronaldo, mai la spalla vera e propria di Ronaldo, e secondo me non ha fatto una partita la sufficiente, gli voglio dare 5 e mezzo. Anche qua so che qualcuno non sarà d'accordo con me, ma all'andata mi era piaciuto semplicemente perché aveva fatto un lavoro atomico e micidiale sul portatore di palla dell'Inter. Ieri invece con i due, Brozovic e Eriksen, che nemmeno loro hanno fatto una grandissima partita, e bisogna essere onesti anche in questo, non sapeva mai dove andare, effettivamente, su quale dei due andare, e molte volte veniva via con l'1-2 con il Torello, quindi Kulusevski non mi è piaciuto. Mi è piaciuto invece molto Ronaldo, dato che i pericoli nascono semplicemente perché lui e Cristiano Ronaldo è il più forte di tutti gli altri. E più ci ha messo anche del suo, cercando di andare indietro, cercando di pressare, di recuperare dei palloni, giocando da giocatore umile, da giocatore come tutti gli altri, cosa che semplicemente lui non è. E non era contento neanche lui della partita che stavano giocando, molte volte alzava le braccia, molte volte sbuffava, molte volte buttava gli occhi al cielo. È da un po' di partita a questa parte che Ronaldo mostra questo atteggiamento nel quale non è contento del tipo di partita che stiamo facendo, però poi secondo me finisce la partita, fa un respiro profondo e dice: "Sti cazzi, abbiamo vinto, sti cazzi, siamo in finale". Infatti va a abbracciare Pirlo alla fine della partita ed è stata veramente un'immagine bellissima per quanto mi riguarda. E sono lieto di questa cosa. Sono veramente contento che un giocatore come Cristiano Ronaldo, uno dei più forti nella storia, non dico il più perché ce ne sono tanti altri, farei un torto a tanti, abbia l'umiltà di dire: "Vengo allenato da un allenatore che prima di quest'anno non aveva mai allenato e mi metto a disposizione della squadra anche nella fase di non possesso palla, perché credo che comunque se lui mi dice queste cose possa aver ragione". Quindi tanta roba, Cristiano Ronaldo, gli diamo 7 come il suo numero di maglia. È proprio perché si è dovuto inventare lui le giocate, perché è più forte di tutti gli altri. Passiamo ai cambi. McKennie non ha fatto chissà che cosa, però è entrato al posto di Bernardeschi, ha un po' sistemato la partita, non la Juve ma la partita, 6, e Chiellini e Chiesa non c'è tempo per valutarli perché hanno avuto veramente pochi minuti a disposizione. Di Pirlo abbiamo già parlato, della partita abbiamo già parlato, ora godiamoci questa finale di Coppa Italia stasera. Scopriremo contro chi. Scusatemi se nel video di ieri sera, e scusatemi anche per questo rumore, nel video di ieri sera magari un po' smorto e con poche energie non sono riuscito a chiarire bene la mia posizione e il mio parere riguardo a questa partita. Spero di averlo fatto oggi all'interno delle pagelle. Torno a dire, io non mi sono divertito ieri sera, e magari non mi sono divertito perché era un giorno intero che ero letto a dormire perché non riuscivo nemmeno a vivere. Però spero di non dover mai più vedere una Juventus che scende in campo dicendo: "A me non importa fare gol, mi importa soltanto non prenderlo". E sapete bene quanto io abbia sempre lodato Allegri, abbia sempre lodato Pirlo anche nella partita con la Roma, abbia sempre apprezzato, e ve lo dico sempre, preferisco vincere 3-0 piuttosto che 5-2, preferisco non prendere gol. Però secondo me non puoi giocare mai per non farlo. Giocare per non fare gol è una delle cose più brutte che c'è, per quanto mi riguarda. Poi io, magari, è la mia opinione. E vale esattamente quella vostra.